Il nostro viaggio alla scoperta dei vini italiani oggi ci porta ad atterrare in Sardegna, alla scoperta di un Cannonau un po' particolare. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presenterò Eressia di Giuseppe Sedilesu. Siamo a Mamoiada, in provincia di Nuoro, paesino in collina a due passi dal Gennargentu. In questo angolo di Barbagia, il Cannonau, uno dei vitigni più importanti della Sardegna, trova terreno molto fertile. Ed è proprio qui che Giuseppe Sedileso, insieme a sua moglie Grazia, decide di aprire la sua casa vinicola all'incirca 35 anni fa. Inizialmente producono vino sfuso, ma poi, nei primi anni 2000, col passaggio alla generazione dei figli decidono anche per l'imbottigliamento, concentrandosi ovviamente sulla produzione di Cannonau. Tra tutte le varie proposte, quella che vi porto oggi è quella un po' più particolare, perché parliamo di Eressia. Eressia è un Cannonau in rosato ed è anche per questo che probabilmente ha questo nome. Eresia, deriverà da eresia, è un'eresia vedere appunto un Cannonau in rosato, solitamente un vino rosso molto ben conosciuto. Prima di però addentrarci nelle caratteristiche più peculiari di questo vino, diamo i dati salienti dell'etichetta. Abbiamo un'annata 2015, una gradazione alcolica di 13 gradi e mezzo e questo vino è prodotto con 100% uve Cannonau di Mamoiada. Non vedo altra alternativa. Che dire, è una produzione abbastanza piccola, vengono prodotte all'incirca 2000 bottiglie di questo prodotto. Fa del legno, 12 mesi di affillamento in barrique e ha un 24 ore di macerazione. E inoltre fa anche un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia. Detto questo, passiamo alla nostra, diciamo, degustazione classica, partendo come sempre dal colore, questo rosa cerasuolo tendente al rosa antico. Andiamo a sentirlo al naso. Sentori fruttati, in particolare ciliegia, ribes, forse anche quasi una spunta di ciliegia sottospirito e floreali di rosa. Andiamo a sentirlo al gusto. Vino morbido, una certa sapidità, non è persistentissimo, però ha un tannino delicato e piacevole. Si sente soprattutto in fondo al sorso, però non è fastidioso. È tutto sommato un buon gusto e anche ha un certo equilibrio, quindi è un vino ben fatto a livello gustativo. Caratteristiche particolari che vi voglio, una caratteristica meglio particolare che vi voglio segnalare è anche indicata in etichetta, è la presenza di eventuale fondo all'interno della bottiglia. Ora qui si apre un po' un mondo di, come dire, di idee o comunque di posizioni, chiamiamole così. Normalmente un fondo potrebbe essere un difetto. Per altri invece, quando comunque dichiarato, non lo è, anzi per alcuni è anche segno di naturalezza del vino, di un vino fatto con determinati criteri. Insomma, lì si va secondo me un po' su un discorso di convinzioni e di gusto. Io credo in via definitiva che se non danneggia la degustazione del vino e comunque fa apprezzare le sue note, anche se c'è del fondo, male non fa. E detto questo, guardando invece alle categorie normali che noi andiamo ad analizzare all'interno della nostra degustazione, rapporto qualità-prezzo sicuramente non fa propendere per il suo acquisto come vino da tutti i giorni. Come avete potuto vedere, la fascia di prezzo è tra i 12 e i 15 euro, quindi insomma non è appunto un vino che uno mette a tavola sempre e spesso. Però può essere una scelta da tenere così in considerazione in particolari occasioni, come ad esempio
un abbinamento con la pizza. Ecco, vi consiglio questo vino con la pizza, trova sicuramente un ottimo abbinamento, un'ottima accoppiata, oltre all'utilizzo con ad esempio carni bianche oppure con primi piatti non particolarmente conditi, formaggi, e anche con i savoiardi dolci imbevuti. Questa è una nota che dà un po' più di versatilità a questo prodotto, che quindi, come occasioni d'uso, e veniamo quindi alla facilità di beva, si propone sia come vino da aperitivo che come vino da chiusura pasto, perché appunto ha questa nota che può supportare anche l'utilizzo di qualche dolce magari intinto. Quindi, se non si vuole usare il solito passito, questa può essere un'alternativa molto valida. Dovendo dare un giudizio complessivo, ecco, qui mi sento di dire che si è un po' combattuti, nel senso che se si è un amante del Cannonau classico, inteso come è normalmente, probabilmente si rischia di rimanere un po' contrariati da questo vino che non ha proprio le note classiche del Cannonau. Però dall'altra parte potrebbe essere visto come una versione più giovane, più diciamo moderna, per provare a vendere questo prodotto anche a un pubblico diverso. Ecco, forse questo è un vino che a persone magari più giovani o magari meno esperte nel mondo del vino potrebbe interessare. Quindi ecco, diciamo che il giudizio che poi troverete alla fine è un po' la media delle due posizioni. A qualcuno non gli darebbe un grandissimo voto perché lo paragonerebbe a un Cannonau classico, altri invece sarebbero più generosi perché vedrebbero in lui qualche segno di modernità. Bene, direi che anche per oggi la nostra degustazione termina qui. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdere questa e tutte le altre degustazioni, oltre che le puntate di approfondimento. Ricordandovi che bisogna sempre bere con moderazione e i minorenni non devono bere, mi raccomando, vi chiedo di fermarvi ancora qualche istante perché fra poco compariranno i classici voti. Un ciao da Francesco e da The Wine Channel.